gennaio, quando fuori c'era la neve, perché allora nevicava, che si stava in casa, accendevano sto forno, che era per tutti, praticamente era comunitario, no? A legna, ma bellissimo era. E si andava su alla sera, magari in tre o quattro donne, era proprio mia nonna che impastavano il lievito, facevano il lievito. Poi lo facevano lievitare, il giorno dopo si andava a cuocerlo. E noi stavamo lì, da bambini, passavamo la sera lì, ma dopo ci facevano, a noi ci facevano le bambole, ci dicevano le bambole con questo impasto, facevano una specie di, sì, sembrava una bambola, con gli occhi gli mettevano due castagne e poi gli mettevano dentro due magari castagne sotto attaccate, facevano la bocca, con un dito facevano il naso, facevano il... Ma dovevi vedere che buone che erano le castagne cotte così nel pane nero. E poi lo usavamo per un mese e mezzo, perché aveva un posto dove lo metteva che si conservava perfettamente, erano pagnotte praticamente così. Ma poi c'era, aveva una padella, osti che anni, una padella di ferro, beh, era grande così, di quelle col manico che appendevano, perché allora non c'era il gas, non avevamo il fornello in casa. Mi metteva dentro mica le mele, quelle più belle, grosse, sceglieva col buco con lo zucchero, poi le metteva dentro questo forno. Io di così non ne ho mai più mangiate, anche se le faccio. Era un posto di ritrovo delle donne quando facevano sti panot, che mi ha detto appunto un signore che sto panot sono le farine, le castagne secche le macinavano far farina, dopo le certe secche le bollivano, facevano il miscuglio e dopo andavano a sto forno a portarle, che dopo, intanto che cuocevano, ste donne stavano fuori a parlare del più o del meno, le solite cose che, ecco, dovevano portarsi la legna per accendere il forno e tutto l'occorrente, diciamo. Però ogni famiglia prendevano degli appuntamenti, dei giorni, quando si diceva, ognuno, ogni famiglia andava e si cuoceva il suo pane. Anche ad Avano c'è un forno, ce n'erano anche più di uno, solo che diciamo che quello che è rimasto è uno in particolare, che si trova in fondo al paese, l'ultima piazzetta, in località Pianta. Questo forno è stato recentemente ristrutturato da un gruppo di volontari qualche anno fa, e come per Tremenico, come per gli altri paesi della valle, veniva utilizzato in modo comunitario per appunto sfornare specialmente dolci, quindi torte particolari in occasione di festività come la festa dell'Assunta. E adesso, essendo stato riattivato, è un forno del 1861, viene ancora utilizzato in vari momenti, diciamo, dell'anno da parte di volontari o comunque di persone che ci tengono a tenerlo attivo, portano la legna e fanno queste torte, che poi la maggior parte di queste vengono condivise con tutti.